singolo Estate Italiana è nato in modo molto semplice, perché sentivo l'esigenza di scrivere un singolo estivo, fresco. E, è nato infatti quando stavo facendo lezione di canto a Napoli e l'atmosfera infatti mi ha aiutata e ho scritto tutto in modo molto semplice e anche veloce, posso dire, veramente in 2 ore, sia testo che melodie e suoni. Nascono principalmente dai miei ascolti e da quello che mi facevano ascoltare da piccola i miei genitori, e nascono perché ho sentito questa esigenza di comunque scrivere un brano molto più leggero e estivo, e nascono da artisti che ascolto come Peppino Di Capri piuttosto che Dean Martin, e anche artisti dei giorni nostri come un Calcutta, un Tommaso Paradiso. La base del brano è nata perché in quel periodo ascoltavo principalmente Peppino Di Capri, Righeira, Vianello, e ne ero veramente innamorata delle loro basi, appunto basi estive, fresche, e sentivo veramente l'esigenza di scrivere un brano più leggero e un po' alla portata di tutti, nonostante comunque le influenze vintage. Il video comunque rappresenta la mia estetica, ovvero l'estetica vintage. Allora, il video comunque parla di me al 100% e dell'estate, però non è un'estate al mare, ma bensì un'estate a casa, anche perché, ripeto, io non sono una grandissima amante dell'estate e quindi l'ho voluta ricreare a casa. Troviamo oggetti come 45 giri, i racchettoni, e c'è appunto questo dualismo fra questi oggetti comunque vintage piuttosto che con il green screen, che mi ha permesso comunque di ricreare comunque diverse atmosfere. E infatti alla fine del video ho voluto giocare tanto sul fatto che nonostante ero in un salotto, poi alla fine comunque mi sono ritrovata in uno studio.